E siamo tornati. Ecco, già che lui non si vede mai bene. Ci ha raggiunto anche il buon Igor. Ciao a tutti. Contentissimo di questa nuova band. Eccoci, eccoci. No, assolutamente no. Come dicevo, secondo me potevano avere un po' più di coraggio. Secondo me solo Fury e Beanstalk. Di là qualcuno è svenuto. Poi si prendono ammazzate, non poteva niente. No, scherziamo, signori di Twitch, non c'è violenza. Solo Joseph, quindi nel caso banniamo lui. Sai chi dobbiamo bannare? Chi? Quelli che usano i piedi per spostare il tavolino. Io glieli inchiodo assieme al tavolino. Tanto grazie Kizan per il follow. Grazie mille. Tanto entrambi i mazzi partenza spruzzo. Cioè, vedo le carte, full foil, cioè penso, dopo glielo chiedo. Che in realtà per Murtaid è molto... dei pochi modi per tenere dietro Yagmoth qua. Anch'io lo pensavo sabato e poi ho perso 2-0 da morte. Avere le carte full foil o partire a spruzzo? No? Avere le carte full foil e partire a spruzzo. Beh, però una partenza così è forte per voler. Sì. Anche perché non hai modi. Doppio trigger di Surveil o no? Sì. Non l'ha fatto? No, mi sa che o l'ha lasciato in cima. O l'ha lasciato in cima. Ah, perché lui è al mazzo di qua, non ho visto. Perché almeno con queste fosse partito con Ragavan era un chiodo lì morto. Io sono talmente foil che non riesco a distinguerle. quella è un'isola base. Altro come al solito mi sto spostando. Sì, esatto, come nei giochi di macchine che tu fai così nella speranza che ti la segue macchina lo gira di più, però non succede. Anche giochi di macchine giocato, scusa. CTR. Ah, perché cacchio ne so... da piccolo giocavo, esatto, a Crash, CTR, se non avevo carta. Gioco di macchine, CTR, non vorrei dirvelo, però. Cazzo, dici? Come no? Non è Crash. Crash Team Racing. Un'infanzia rovinata, cioè. Andiamo a guardare. Mario Kart e poi Gran Turismo. Quando ero proprio... Gran Turismo, forse. Qua è andato in delirio. Ora questi volano. Con quel bolt in mano non spaccheresti il coso lì? No, è troppo grande. Ah, ok, scusate. L'ho mandato in faccia per fare... Poi per fare 0-5, sì. Però penso sia... Non dico chiusa. Anche secondo me finisce. Però ormai è già andata. Diciamo che o scomba adesso... No, impossibile. Non ha il mana per farlo. L'unica roba che può fare adesso è un... Cast down tutto. No, magari fare Grist. No, ha preferito tirare su tutto. Okay. E da fare Grist e uccidergli Murtaid. Però è partito molto bene. UR mazzo tempo perché ci mette poco a vincere, giusto? E questa è la definizione. È quella. Sì, sì, esattamente quella. Sì. Ma in realtà, appunto, come diceva lui, non dovrebbe essere un matchup così scontato. No, è che una partenza doppia DRC. Andare subito in delirio e poi fargli subito il Murtaid di terzo così grande. Cioè... Un po' attapirato Morino che si aspettava che dopo il ban il suo mazzo fosse invincibile. Invece guardate com'è attapirato. Sta prendendo solo cazzi. Sta arrivando Staffelli. Esatto. C'era un botto, dopo... Si vede fuori in giro Staffelli. Sì, avevo visto chi l'ha portato a quello di X-Factor. Che... Morgan come flippato. Sì, che non è il Morgan... amico di Marco, ma è l'altro, è l'altro. Farebbe molto molto ridere. E niente, qua un tempo portavano dentro le Fury, adesso va... cosa porta dentro? Questo va... Allora di sicuro tre, magari elettricheri. Ah no, scusate, non è questo il... non è questo formato, però vedi, sta almeno, se non sbaglio, sta togliendo i Ragavan. Sì, proprio perché è carta morta. Ma il carretto che esilia creature dal cimitero? Si gioca, non mi fa impazzire in realtà. Contro Yagmoth sono forti le Stern Spalding, no, veramente forti. Che perché... ricordiamo per quelli della chat che non conoscono Istanta quella può carta. Può counterare carta creatura che ha a forza o costituzione pari o meno. Due o... Ok. Quindi in pratica tutto il mazzo. Esatto, tutto quanto. Compreso Grist. Perché sullo staff è solo shoulder rimane forte. Sì. Solo shoulder, sì. L'unica che è una anche delle carte più forti, se non è il buon Christian. Addirittura il foglio stampato con le sei date, professionista. E per riconoscere qual è la colonna giusta, usa la carta. Una certa, se no incomincia a incrociare tutto.
Sarebbe stato carino offrire il player di Yagmoth dal lubrificante prima di soggiorno. Ma è, no, ma è stato già dato. Non pensavo lo dovesse utilizzare contro Murtagh. Più che altro di terzo. Di terzo. Cioè, proprio Bello aggressivo. cattivo. Tra l'altro, chi è che è partito? Io mi sono perso lo Christian. start. Christian. Sì. Ok. Infatti, Bene. vabbè, non c'è stato proprio game questo qua. Vediamo cosa sta togliendo. Di sicuro è Ragavan. Forse anche le DRC. Sì, se non ho visto male. Mi sa che sta togliendo i boy. Mentre invece Yagmoth con cosa entra? Non se mi ricordo, no. Io me ne Con sono il segnato. divaricatore anale. Di sicuro Cioè, tu toglie. non vai al ragionamento, vai No, mi proprio sono a segnato le. copie e basta. Cioè, sei uno che. No, la fatica sai fuori guide. Ah, Però non me ok. la ricordo. Di sicuro le tre rimozioni, le Endurance, Shieldred e basta, credo. E toglie. Non mi ricordo, oddio. Il pezzo che li fa combare, perché tanto contro i due non combi mai. Quindi Ok. Blood Artist o Zula porta. Ok, ma invece perché con Shielded si entra? Perché se togli il pezzo 2 per combare, metti Shieldred che non ti fa fare combo infinita, ma ti fa pescare tante carte senza perdere. Ok. E poi è un buon body, lui pesca tanto Esatto, tendenzialmente. gli blocchi tutto il piano cantrip. E inoltre, Ok. sì, non solo ti fa pescare tanto, ma guadagni una vita per ogni cascata praticamente. Esatto. Ok, perché te ne perdi una con Yagmoth, te ne Esatto, e guadagni guadagni due due. con lei. E sto pensando, stanno a guardare. Dipende poi cosa per decide come odio al cimitero. Se è solo carretto funebre o se porta dentro qualcos'altro di particolare. Allora, Però lì ho secondo visto già me, carretto. poi rispondo anche al ragazzo che dice che le DRC contro Yago sono molto forti. In realtà, sì, anche secondo me sono forti. Però mi è sembrato di vedere che non si stessi dando out. Sì, più che altro sono a costo 1, probabilmente un 3-3 volante, che non viene. L'unico motivo per tirarli fuori è se temi Comunque, tanto i te da ah, cesso. ok, quindi però Yagmoth in teoria non dovrebbe entrare con Edith E d'accesso. No, l'endurance ah no, è sicuramente. vero, Con solo l'endurance, quello. l'endurance. Ok, sì. Perché tesorabili di corda e che tradano praticamente ogni pezzo. Poi tolgo una gerarca nobile, 1-2 Ah, beh, che Geist, poi lupo e 3-4 A4. appunto bloccano bene la DRC in delirio. Volevo Sì, in dire. realtà poi quando entrano DRC diventa No, 1-1, quindi. esatto, sì. Volevo dire cosa? Che contro Yagmoth non so quanto sia forte 8 da Vedo un cesso. dress down, può Sì, essere. anche quella è una Ok. 6 di me. Non so quanto sia forte 8 da cesso contro Yagmoth, perché alla fine il problema del mazzo, il problema di questo matchup è che lui ha tante carte forti contro di te e non va mai a combare. Quindi non so quanto sia forte. Una per dire la line o il Sì. carretto, piuttosto per dire Tre ordain counter su signet, Yagmoth o su scry 3. Ugrist è molto più impattante. Però appunto carretto l'ho visto, Ma sento c'era proprio in mano se non ho visto odore di Orcish Bowmaster. male. Giustamente. Prima non ha fatto in tempo a giocarli. Ottimo che anche loro contro il piano cantrip Sono forti. Che è dicono. uno dei motivi per cui non è poi così brutto come matchup in teoria se non parte così a razzo. Esatto. Perché comunque di carte buone ne hai di main. Se non sbaglio anche alle Tante. volte giochi anche Endurance, dipende Sì, poi dalle alcuni liste. giocano il mono perdi Endurance. Se non parti a razzo. Sai che lo stavo dicendo? Ho Sì, detto no, neutro. mi trattengo. Invece c'è qualcuno Che non ha più. che Che non non ha ha più non ha dignità. remore. Non ha remore. Mistica. Quindi non paghi Eroico, l'upkeep mistico quello. accumulativo. Esatto, qua dovrebbe andare a 2. Terra e glielo bolta subito. Bah. Il bolt ce l'ha. Aspetta. Vedi ora sta partenza. Il giocatore di Murtagh si trova. Tra l'altro, scritto Myrtle. Dice vorrei reggere Yago, non so neanche scrivere stasera. Ah, non l'avevo visto, Sì, scusate, no, sono sono colto. dislessico. Si trova a inseguire e non è mai una bella situazione. Per un tempo dover No, inseguire esatto. non è mai il massimo. Poi vabbè, Yagmoth non mette mai troppa pressione No, nei primi quello è turni. vero, quello è vero. Anche qui c'è cioè, bello, però è lì fermo. Con i suoi danni, 2 danni a Come turno. qui, come mai non attacca con Bowmaster?
Probabilmente in mano una corda. E voleva fare corda da uno. Ok. Però sì. Sì, no. Che è semplicemente per convoke, non aveva paura di cose, no, dell'avversario. No, che... non dovrebbe avere niente che gli gioca intorno. Okay, okay. Però non si vede cosa in mano. Ha saltato anche dentro per Cristian. Adesso starà open di counter. Ma non ha fetchato o quella lì non è una fetch? No, no, è una fetch ma non l'ha fatta. Ah, ok. Alcuni giocano Dread Arbor, che è a terra verde 1-1, e quindi magari aspetti a fetchare perché lo fai portare quando ti serve o dipende. Ci sta anche non fetchare alle volte. Ferma due lande brutto. Cioè comunque magari con tre poteva far già qualcosa, che poteva fare una spell nel suo turno, una minaccia e essere open di counter, invece così ha saltato un altro land. Sì. Sì, sì. C'è da dire che ne gioca 17 spesso mortali, sì, di terre. Sì, è sceso parecchio. 17, alle volte sì. 18. Perché hai tantissimi country, quindi vai a pescare veramente tanto. Hai surveil, le il problema bolle. È che poi con Bowmaster giù, beh, in questo caso no, adesso non c'è, però è sempre un rischio, quindi hai anche un attimo paura ad andare, certo, soprattutto se hai solo due mana, vuol dire che tu fai country, rischi un altro Bowmaster, e se non vedi landa, poi il tuo counter in mano è morto. Lupetto. Adesso la fortuna di Mortaid è appunto che Yagmoth sta andando anche lui lento, quindi e avrà quei turni. È già a 12, no, Visitation. È già a 12 Mortaid. In end non ha fatto nulla. Qua è brutta. È brutta perché ora anche se vede la landa, deve avere in mano il counter a 1. Perché se muore si riesce a fare Yagmoth adesso. Ma Mortaid le gioca le sottigliezze? No. Alcune liste sì. Sì. Ok, quindi eventualmente se non di meno anche decide, sì, alcuni. Magari rimane. Però decide in teoria è entrato con il counter a 1, Stern Scolding. Sì, sì, quello di prima. Ora ha visto anche la Landa, che è una Expedition, ma è una Misty. Sembrerebbe. E tra l'altro hai svegliato Landa, hai messo, sì, in mano Bolt. No, non si vede. Cos'è, una luna? No, è un Bolt, mi sembra. Anch'io quello comunque... provo a girarmi per vedere bene la mano, ma non funziona. State parlando della carta di destra? Sì, sì, quella più a destra. Dovrebbe essere... non è in Bolt full... no, non lo so. Prima si è visto che li gioca full art. Luna, tra l'altro, non so se la porterei dentro contro gli Yagmoth. Dipende, cioè. Io sono dell'idea che non mi dà così fastidio, però tre volte che me l'hanno giocata era lo spot giusto. Esatto, sempre lì. Tipo, questo sarebbe quello sbagliato. La carta giusta, c'hanno sempre la carta al momento. Non ho detto questo. Anche se non riesco a vedere i colori di quelle basiche, dovrebbe essere una palude e due foreste. No, due paludi e una foresta. E allora a posto. Ha preso Isola con Iteration, grazie. Questo per far capire quanto... quanto stiamo seguendo. Colpo del Vika e continua a parlare, a raccontare le sue storie. Joe, fai qualche settimana prossima, fagliela pagare. Viene direttamente lui perché tanto non gioca alle palle piccole. Quindi. Se è dura, se è bruttina. Cioè, bruttina nel senso, è brutta per Christian, è forte questo spot. È estremamente forte. Sì, qua stiamo verso anche qui la fine del game, sì, praticamente. Non gli serve neanche Yagmoth, diciamo, con questa situazione di board. Picchia per 6 praticamente il prossimo turno e mena come nel buon vecchio Limited, esatto, e via. Sì. Beh, adesso se avessi in mano Yagmoth lo giochereste. Beh, sì, che hanno in mano il mazzo. Se avessi in mano Yagmoth lo giocherebbe. Aia! ragazzi, cioè, usano la violenza contro lui, Joseph. Non è vero. Basta. Stiamo attuando questa strategia del terrore. E ha concesso? No, no, non ancora. No, perché mai dire mai. Però bene. Bowmaster in risposta. E qui forse il granchio fa un counter. C'è la counter spell, però
È duro, è duro. Mi sa che si fa agitare. Esatto. E no, sì. Poi è lethal, banalmente. Cioè, counter a lui... No, sì, se counteri, esatto. Counteri ti pigli sui denti. Non fai più teatro, non metti più un bloccante. A 6 danni sulla board, poi. Bah, bah, bah. Bene, 1-1 palla al centro. 1-1 palla al centro. 1-1 per chi? E niente, stavolta UR ignorato. UR on the play molto più minaccioso. Tu cambieresti qualcosa in tra on the play e on the draw? Cioè, qualcosina rimetteresti, raga? Esatto, io valuterei. Il vero problema sono i lupi, sì. Perché cioè con un lupo è veramente, raga, una carta morta. Tanto ti insulta qualcuno in chat. Oh, chissà chi è, il sospetto c'era. Tra l'altro so che c'è un goblin. Sì, ma io volevo dopo invitarlo di qua, perché tu sei un giocatore, un esperto giocatore di goblin modern. Io lo gioco pauper, potevamo fare una tana e parlare dei goblin. Adesso stavo vedendo un attimo, perché ovviamente col Band di Fiori sul Discord se ne stava parlando di riporta ritornato in... o no? In realtà c'è ancora Bowmaster che... È così forte Bowmaster contro sono tutti X1? No, in realtà no, non sono tutti X1, ma uno dei pezzi da combo lo è. Ok. E quindi è da vedere. Secondo me può vedere più tutti i tribali, riusciranno a vedere un attimo più gioco, ora allora che non c'è più Fury, che è una cosa da amanti dei tribali che è bellissimo, cioè. E soprattutto gli aggro in generale. Cioè, ho visto al Four Season mazzi tempo o anche control che splashavano rosso per Fury, cioè con rosso per Fury, cazzo, non riuscivi a fargli pressione perché comunque non potevi andare all-in. Come andavi all-in ovviamente eri a rischio Fury, e se ti togli due o tre pezzi praticamente sei oramai esatto, sei troppo indietro. Che brutta persona gioco comunque, che parte non pacca gioca sempre. O non gioca o pacca o si lamenta. Sì, ma poi non gioca e fa comunque il maestrino su un formato che non gioca. Sì, 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 dirlo. E si lamenta. Lui giocava, cos'era, UV Control, no, io avevo UV Control, full foil, giocavo, facevo Vratta, Incio, Teferone, io so giocare, tu no, così, vincevo le partite, adesso so tutto del Modern, quando l'ultima partita che hai fatto era pre-Modern Horizon 2, giusto? È molto da giocatore di control. Tra vorrei ringraziare il Vika per questa ultima stream. non lo vedremo più perché Gio è una persona pacata e molto a modo. Magari aveva spento l'audio. Soprattutto sì, non dimenticativo. Sì, ha spento l'audio perché sta venendo qua. Si okay. Comunque ho visto zero cambi sia da una parte che dall'altra. Dai, almeno usa le parole questa sera. Sì, infatti, l'ultima sera mi sono beccato una sberla in faccia. Una sberla in faccia, un buffetto. Era una carezza. Una carezza, d'amore. Un pugno d'amore. Non è molto convinto. Provare a dissarmi. Era il momento di fare il segnale d'aiuto. Allora, dai, parliamo del game, ragazzi. Ma ho legato 5, Jacopo. Sì. Brutta. No, Morris. Siamo di parte. L'hai sentita questa? No, l'ho ignorato. Sto cominciando a mettere un filtro. Ma di parte, no, in realtà a me piace vedere il bel gioco. Vabbè, non c'è nulla di male. Il proprio pet deck. La proposta è stata Morris. Guarda, prossima volta giochi solo tu. Con la telecamera in testa. Con la telecamera in testa. Ovunque la telecamera. E ti commenta Morino, così poi non rompe più le palle. E lui e Morris impara a giocare perché fa: non sono bravo, tranquillo. Terra per Rodei. A me piace insultare. Vi piace l'aggiunta di Preordain? Come cantrip, tra quelli che sono bannati, se doveste scegliere. Brainstorm. Bannato nel regale. Tra quelli bannati, dici? No, metti i tre grandi country, quindi Preordain, Ponder e Branza. Branza, sopravvissuto. Sì. Scegliereste Branza tutta la vita. Peccato, potrebbe dar vita, forse, a Miracle.
che è un mazzo Mirabu. che, esatto, in Modern si vedeva solo ai tempi di K. Vero. Dai, dai. E no, K però, per carità, no, quella no. Quella rendeva i game lentissimi, era veramente noiosissimo da Sì. Ah, i vedere. modern intendi? Sì. Potrebbe arrivare anche Ma mille tra se l'altro, dovessero dire. scusate se vi interrompo, Certo. ma opulenza è una cosa positiva o negativa? Negativa. Negativa, opulenza. Se vuoi adesso Cioè, mi guarda. sembra più negativa che positiva, Avevo però. un dubbio, cioè non so Tre esattamente la. cani ci dà abbondanza, spesso con un'idea di ricchezza e anche di fastidiosità, Ah oltre che no. di copiosità, l'opulenza delle antiche Forse città no. orientali. Ma è Forse da Joe è troppo, è sicuramente troppo, negativo, negativo, ah, esatto. ok. Anche con un briciolo di invidia. Sì. Secondo me sì. Tra l'altro ho visto il Legacy Four Seasons e mi sembra molto, cioè mi sembra che stia andando molto verso il Modern Legacy come Si stanno formato. avvicinando. Se giocavano tanti Up the Beanstalk, tanti orchetti, un bel formato di Allora, Legacy. sì. Avere dei soldi. Esatto. So che almeno conoscendo un po' di persone in giro, Luca, ho parlato con dei ragazzi e loro per dire si ritrovano con le proxy, però, ovviamente. E lì poi si organizzano per Infatti stavo eventualmente. pensando di montare tipo UR, mi piace un botto, e proxare quello che mi manca. Allora, Endeavor. Delver, DRC, Dead Force, Ponder, Preordain, no, Preordain non gioca Brainstorm, Di mazzi belli, cioè, è pieno. È veramente pieno, il problema Canadian. è il costo. Sì, Cioè, no, se quello giochi lì. le dual, ma non Ma solo, cioè, c'è Boros iniziativa. sì, ah no, beh, allora Mono-white, poi iniziativa, ci sono tasse. dei mazzi che sono un po' più abbordabili, che sono quelli budget senza due. Però banalmente è più economico il Legacy online rispetto a Sì, Modern. assolutamente. Perché lì le dual Infatti ne hanno avrei uno. esatto, hanno un costo 3x, che è scusate. bassissimo. E forse dico una stronzata, anzi sicuramente, ma Terra escluse non è più economico il Legacy che Sì. il Modern. A livello di carte del mazzo, non contare le terre, lì non c'è. Sei lì lì comunque. No, no, è più. Penso sia più basso il Legacy. Perché per dire io L'unica è stavo. forse la Force, ma anche lì Che Force sta of Negation. No, 80, però. no, sta. È molto. Dovrebbe essere sui 50, È scesa? sì, Force of Will dovrebbe essere sulla cinquantina, se non ricordo male, Incredibile. e ad oggi la Negation sta anche lei sui 50-60, quindi secondo me sono più o meno lì come prezzo. Problema certo, sono le terre che ho visto Eh sì. guardare. Vabbè, ma basta giocare. Fai, Prova a evinto. giocare Prova a monocolor. guardare un attimo sul Legacy, Mono su Red. UR. Tanto qua, partita combattuta. Sì, no, mi sono perso. Niente, ci sono solo 4 mazzi per Legacy. Non so se è Ha una. un. Non il calice, un calderone in mano. Sì, calderone che Il. carta, ragazzi. Link Sì. vuoi tutti i giudici. No, non è vero. Però alcuni, cioè. Vanno in difficoltà. È una carta che ha dato spinta sia a Yawgmoth che a Chiaramente, sia Skye. scaglie, anche scaglie. Secondo me ha perso un po' perché con la di partita di Scam era un buon matchup per scaglie. Quindi ho paura che magari adesso. Abbia perso. Bisogna andare a Vedi, vedere come guarda, evolve il vedi. meta. Se togli le. Sì, sto guardando. Come si chiama? Le terre, non vedo niente di così costoso. No, Diz Ma sta Strite Dragon venendo. si Sì? gioca? Alcune versioni non Sì, giocano. Davvero? Giocano. Tieni conto che una delle carte che era più forte era il Delver, che è una chiavica in Modern. In Legacy era la creatura più forte. Tra l'altro, i. Ma si gioca al posto di Force Ragavan of Will costano meno in fondamentalmente. America. Costano meno? 21 dollari qua per team No, rispetto allora, all'iPhone a 50. adesso non so, sicuramente non stanno a 20 euro da noi, perché più o No, meno le no, controllavo, secondo me stanno una cinquantina, appunto. no. 20 euro le compro subito. Sì, minchia. Non si sa mai, come i Daze, ce l'ho lì nel No. raccoglitore, non succede, ma se succede che si monta Legacy. Oppure Oh, magari lo sono venuti sbandano in fuori. pauper. Cosa? Le. Delver, no? No. Days. Days. Certo, anche Gash. Allora. Dovrebbero sbannare Guarda. Lancia, è appena bannata ingiustamente. Lancia, vale. Un'astrix. No, Sì. lasciala lì. Poverina. Sono contento. No. No.
50. Ah, io spero che. Ah, ecco, sotto gli Yez che dicevamo prima. Anche senza lei, se no un casino il Pauper. Secondo me diventa ancora più brutto se Monolith non è 50 forte. Comunque di media a 50 adesso, prima avevi picchi, abbiamo la sottigliezza Signed addirittura, Foil Signed Altered, bisogna fare i complimenti allo stile. Tutte. Ce l'abbiamo. Allora, lui 100... potrebbe montarsi Legacy, quella di Double Master, esatto, pure le dual che non esistono, se le fatte fuori, esatto, Madonna. 2,90 con la Secret Lair. Questo l'ho visto anche. Quello chi è? È Yagmo. È l'art di Ah, ok. E ah, non so se mi piace di più questa art o quella di. La classe, cioè la, la sua. Devo ancora decidere. Nel dubbio le hai tutte e due, ovviamente. Sì, non solo io. Comunque, giusto per chiudere. Chiudere l'invocation di Amonkhet di Force of Will. Sta a meno della Judge Rewards. Ma perché è proprio brutta, se posso dirlo. Sì, no, sì, ma anche Torsides fatta, sì, sì, fatta a me non piace. Sono veramente poche quelle belle, secondo me, di quel set lì. Cioè, quella vecchia. Oh, una merda. Sì, quella vecchia, di forse. A me piace. Piace veramente tanto. Qui giustamente ha attaccato e poi ha fatto rimozione. Hit su Yagmot, hai mano 4, non ho visto Yagmot è 2 di costituzione, no, 4. Ah, 4, 2 punti di forza. Ah, quindi viene, perché il counter diceva o forza o costituzione. Oh, ah, oh, ok, ok, a posto. Ora Murtide qui è... non è bellissima la situazione, dovrebbe avere un gris anche perché poi ha rimozione a bolt, hanno hit, ci dicono che dovrebbe perdere 2 vite. Per cosa? Per Yagmot. Ma dovrebbe essere passato da 15 a 13. Non so se... Ok, okay, infatti. Grazie. Ok, ok, a posto. E qui si dovrebbe fare o Lupo Grist. Però mi sa che rimane scolli, tra l'altro. Ed è open. Quindi... Hai in mano una Legion Sand. Un Grist. Ah, non so. Ah! Questa mi ha fatto parzialmente paura. Madonna. Terra. Legion cos'è che rimuove? Esilia creatura con forza o con forza o costituzione, sì, di due o meno. E tutte le altre carte con lo stesso nome in mano nel mazzo della versione. E la porteresti dentro contro R? Sì, perché togli DRC. Solo per lei? Sì. E per se giochi da piccione. Ah, ok. Peccato perché magari le altre carte morte, okay, che ti piacciono meno. Esatto, sì. Brutta la situazione comunque per Yagmoth. Sì, sì. Trophy. Ah, trophy. Ah, è quella che fa rampare. Sì. Però esilia. No, no, distrugge. No, distrugge. Ah, sì, distrugge permanente. Giusto. Sì, permanente. Ma anche sulle terre. Anche terra, sì. Bella. Cioè, era da un po' che non la vedevo. Master Scolding, counter a Grist. Sì, yes. Questo è forte. E Snare, scusa. Sì, sì, comunque Scolding, counter anche. Snare era sempre un counter a 1. A 2. Che costa, counter a una sfera che costa 2. Ah, 2 esatti, esatto, però. Eccolo il Gristones. Okay. Però qua... È tipo Mental Misstep che però... Però col Bolt in mano, mm-hmm, lì sono 8 danni. Brutto. Sì. Quanto è? È un 7-7. Più 4 più 4. Sì. Sottigliezza però a 1 di attacco. 7, 8, 11. Esatto, manca ancora... Sì, vabbè, diciamo che è proprio brutta. Qua magari cerca l'ultimo bolt, così. A sfareccio. Sì, per chiuderla subito. Però ho visto landa. Aspetta che andiamo a vedere... Ah. L'hai visto? Sì. Perché? Ah, sì. No, sì, perché mi sono... Esatto. Iteration per seconda volta. Ma vuol dire che... Ma non basta il team, magari non so più contare, raga, ma non ne basta un di volte.
4, 5, 6, 7. 8. No, dovrebbe essere. 12, 11. Esatto. Ah, perché ha 12. Va Cioè, uno io di sto vita. contando sulle vite sue, non su quelle Giusto di Morris, hai capito? così per metterle cose in chiaro. Calore. Come si chiama in italiano? Sacrilego. 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 Che tanto ho visto che c'è anche un'art figa, non c'è solo Disegno di quella. Cromo. Sì, Davvero. quello Dal lupo. è un lupo. Chiavino. Secondo te che cos'era? Cioè, Cosa? tipo, gli hai detto, È è un una lupo. forma tipo una tavola di Rorschach che ogni giorno cambiavo quello che ci vedevo. Ok. Una volta era una persona, una volta era un demone, boh, non so. Dipendeva dal mood. L'armatura Berserk. E Niente, no. andata. GG. GG. GG, il giocatore 2R fa vedere che aveva la mano piena di risposte da Beh, qualunque comunque con cosa. Mulligan a 5. C'erano anche sfondi, però.